Allora, partiamo da quello che è successo, quindi partiamo dall'ultimo periodo, dalle ultime tre partite, due prestazioni interessanti, una in modo particolare quelle con Cingoli e Romagna, una partita insomma un po' così tribolata con Bologna, però in generale è un momento tribolato perché le positività, gli infortuni, siamo un po' ridotti ai minimi termini. Sì, forse probabilmente non ci porta fortuna stare in pausa. Prima la pausa estiva, adesso questa invernale di dicembre, abbiamo riniziato, come hai detto te, con queste prestazioni che potevano sicuramente andare meglio. Due partite perse di uno lasciano tanto rammarico al fatto che tra Covid e infortunati siamo stati molto, molto rimaneggiati. Fa ancora più rabbia perché avevamo spostato la partita contro Bologna perché loro avevano diversi contagiati e all'inverso noi non abbiamo spostato la partita e così è andata. Adesso non si gioca la gara contro Chiaravalle, quindi ci sarà un'altra settimana di pausa. Poi in realtà ce ne sarà ancora un'altra, ma perché si gioca, per fortuna, si gioca con la maglia della nazionale. C'è questo impegno che è rappresentato dai campionati mediterranei. Prima il raduno qua a Chieti, poi verrà scelto il gruppo che partirà per la Turchia. 10 squadre, il primo vero effettivo banco di prova contro i nostri coetanei, contro altre nazionali. Insomma, finalmente ci si inizia a misurare anche con altre Sì, nazionali. sicuramente adesso non c'è campionato nelle nostre teste perché già da domenica i ragazzi del campus e più altri 6 o 7 aggregati che dovremmo provare saranno qui a Chieti come dimostratori e quindi anche facendo degli allenamenti a corso di terzo livello. Poi da giovedì verranno gli altri convocati per questa spedizione. E tutta la testa sarà sicuramente rivolta alla Turchia e a cercare di valutare qual è lo stato dell'arte della nostra nazionale 2004-2005. E sono molto curioso. È chiaro che è difficile, è impossibile di fatto collocare le nazionali under 18 perché sono nuovi biennio, nuovi gruppi, però secondo te il lavoro che è stato fatto da settembre a oggi, da agosto a oggi con questi ragazzi, come si può collocare e a che grado è secondo te poi quando ci andremo a misurare con le... Guarda, nelle altre nazionali ci sono state, ogni volta che partivamo ci sono state ottime prestazioni, a delle prestazioni dove non potevamo fare niente contro certi avversari. Questa volta non sarà così, credo, perché l'affiatamento che c'è tra la squadra del campus porterà giovamento a un gioco e io non credo che ci saranno mai avversari così forti da non fare partita. Ecco, questo forse è sicuramente il vantaggio che avremo con quest'annata.